واليمام عشا لها يضع فيه برا. Questa luce particolare, su iniziativa dell'Opera Caritativa Cattolica Aiuto alla Chiesa che Soffre, ACN, è diffusa nella Red Week, Settimana Rossa, a fine novembre in molti paesi, in molte città. È stata così illuminata anche la Cattedrale di Lugano, dove l'Opera Caritativa ha invitato ad una veglia di preghiera per i cristiani perseguitati e discriminati. Immaginatevi che la vostra auto venga distrutta, la vostra moglie rapita e che questa cattedrale venga incendiata perché pregate Gesù di Nazaret. In molti paesi, ad esempio in Nigeria, nella Corea del Nord, in Sudan, in Burkina Faso, in Benin e ancora in altri paesi arabi, i cristiani vengono oppressi, discriminati e allontanati. Vivono dietro le mura di cemento o addirittura vengono uccisi. Ma non avere paura, non ti fermare mai, perché il mio amore è fedele e non finisce mai. Guardo sempre dentro me e non vedo te. Abida e Sajida, due sorelle cristiane di 26 e 28 anni, sono state assassinate nella città di Lahore, in Pakistan, per aver rifiutato di convertirsi all'Islam. Le due sorelle erano state rapite il 26 novembre 2020. I loro corpi sono stati trovati all'inizio di quest'anno. Si tratta dell'ennesimo crimine che testimonia la minaccia che grava sulle minoranze cristiane nel paese, riferisce Vatican News, che ritiene che in Pakistan la libertà religiosa sia ancora una volta sotto attacco. Il cristiano siriano Habib Falouh è fuggito dalla Siria in Germania perché non riusciva a conciliare il servizio militare con la propria coscienza. Parimenti ha vissuto in Siria padre Josh Abud, proveniente dal Libano, paese confinante. Paolo scrive alla comunità di Corinto: come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione di Cristo. Dio, ti preghiamo, dona a tutti i cristiani afflitti la forza di aggrapparsi a te e di confidare in te in ogni situazione. Ti preghiamo, ascoltaci. La Siria, dove molti cristiani cantano e parlano questa lingua, l'aramaico, che era anche la lingua di Gesù, non registra più una persecuzione dei cristiani in senso stretto, dalla vittoria sul cosiddetto Stato Islamico nel 2017. Ma le sanzioni pesano molto sul paese, sul quale padre George rivolge per la prima volta il suo sguardo nell'intervista. Adesso, con tutta quella guerra che hanno sofferto, ha cambiato, o diciamo, i fondamentalisti sono riusciti a separare il popolo? No, non hanno riuscito a separare il popolo, perché adesso tutto il popolo siriano vive di nuovo insieme. Ci sono ancora problemi, non solo per i cristiani, ma per tutta la gente siriana dove si trovano. Da 10 anni questo paese soffre, e tra cui anche soffrono pure i cristiani, che sono stati in una parte perseguitati o cacciati, ma da una parte sono rimasti e vivono insieme con gli altri. Lei è d'origine libanese, dunque questo paese ha sofferto gli ultimi 2 anni molto. Può spiegare un po' come la situazione per i cristiani in Libano recentemente? Il paese
libanese soffre soprattutto da 2 anni da una profonda crisi politica e una profonda crisi anche economica. E come tutti i libanesi, pure i cristiani soffrono. E perciò pure tentano di lasciare il loro paese, di trovare un nuovo futuro dove possono vivere in calma, senza paura di essere un'altra volta mirati come anche nelle altre parti del Medio Oriente.